Bene, buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Allora, siamo molto contenti di questi 3 giorni Booksitiani che ci hanno permesso di avere ospiti di prestigio di Mercate, ieri Mauro Maioli e Enrico De Aglio e oggi martedì due autori molto interessanti secondo noi, due giovani autori italiani, ma vi ricordo martedì Sacha Naspini, difficile da pronunciare. Che è un autore veramente interessante. Io ho letto il libro, mi è piaciuto tantissimo l'ultimo, i precedenti mi erano stati richiesti dai lettori, lui è sceneggiatore, ha scritto racconti, tra l'altro una persona veramente interessante, mi hanno detto da conoscere. Quindi martedì sera, se non avete nulla da fare, alle 21 siamo qui. E oggi Lorenza Ghinelli, che è una persona veramente adorabile. Tra l'altro con un curriculum, nonostante la giovane età, fantastico. Giovane, sono 40 anni, dai. Autrice già di romanzi di grande successo, pubblicati e tradotti anche all'estero, finalista per Premio Strega, ma in più con una passione per la letteratura, per i libri, che è una cosa che insomma, ci contraddistingue e che ci fa molto piacere trovare quando è vera e viva, come abbiamo capito. Collabora con la Scuola Ordine di Torino, quindi che dire di più, niente, lascio la parola a Giorgio e sentiamo la presentazione. Grazie. Meno male che non gli ho detto sì, che martedì se non avete niente di meglio da fare potete venire, scusate, cioè, se non avete niente di meglio, quindi oggi non avevate niente di meglio, siete qua, anche lei se non avete niente di meglio, siamo qua casualmente. Con tutte le cautele, perché trattandosi di un libro bello, ma sembra scontato dire bello, ma un genere per cui non si può svelare più di tanto la trama, è evidente che non possiamo, a confronto alla presentazione di ieri sera di Piazza Fontana, dove è vero che anche lì non si capisce bene fino in fondo chi sono i colpevoli, però almeno si poteva approfondire qui ci limitiamo, approfondiamo i personaggi, perché poi sono dei personaggi, lo citavo prima con Lorenza, che sono personaggi estremamente interessanti, innanzitutto perché la protagonista e i protagonisti sono dei ragazzi, sostanzialmente. La protagonista è questa Nina che ha 10 anni ed è sorda no, non ci sente, ha avuto un incidente. Questo incidente poi è la causa, la madre, lei stava giocando per strada, insomma, col papà. Lei ritiene, la mamma ritiene che la responsabilità di questa sbadataggine sia del padre. In realtà mi pare di capire non fosse proprio così, è stata un po' una casualità. Quindi c'è una sorta di crisi casalinga. Lei ha anche un fratello più grande, 16enne, Alfredo. E comunque questa ragazza che comunque ha questo apparecchio che l'aiuta a sentire, a avere condurre una vita normale, lo toglie quando va a dormire e quindi piomba nel più assoluto silenzio, nella più assoluta solitudine. Immaginatevi di non sentire assolutamente niente. Quando capita, magari in qualche baita in montagna, ci si spaventa un po', perché si dice un rumore dovrebbe essere, dove sono se non sento niente. E una notte invece sente una musica. E quindi non capendo se è sogno o realtà, si alza e nel frattempo poi ritorna, il giorno dopo ritorna alla vita normale, perché poi non, quando si risveglia non ha capito bene che cosa gli sia fino in fondo successo, però si scopre che nel frattempo in quella notte è stato ucciso un ragazzo frequentava la scuola che frequenta il fratello. E da qua parte tutta la vicenda che finisce qua, per quello che se volete sapere di più dovete comprare il libro, dovete leggerlo quantomeno. E siamo a pagina 20, no, esagero, però è proprio l'inizio.
dov'è il bello? Il bello è tutto quello che sono i personaggi, perché poi per ogni io ne ho nominati alcuni, ma ce ne sono un'altra metà che sono i compagni di scuola, e sono alcuni molto significativi anche nello svolgimento della vicenda. C'è un'ambientazione un po' fiabesca, nel senso che hai messo gli elementi classici delle fiabe, no? La casetta nel bosco, il buio, le ombre che si allungano, c'è questa vecchietta che sarà una delle protagoniste del romanzo con le unche ad unche che sgozza i conigli, quindi proprio il classico. E i classici elementi da fiaba, e gli elementi da fiaba sono quelli che di solito contribuiscono di più per contrasto con l'elemento noir che tu hai padroneggiato benissimo. Quindi però partiamo dagli elementi, dai protagonisti, parliamo della famiglia. Padre e madre, lei è architetto, giusto? Che, dicevo, ha avuto questa crisi, stanno vivendo una crisi per causa, confermi che non era certo colpa del papà. No, non è colpa del papà. Intanto buonasera. Difendo i padri. Sì, non è, però, come sapete bene, quando capita qualcosa che veramente non va, a volte un colpevole lo vogliamo trovare. Quindi in qualche modo, se la bambina in quel momento era in strada a giocare col papà, e una macchina per colpa di un teppista, un pirata della strada, mette sotto la bambina, la madre col papà è arrabbiata. Poi spesso diventa anche una scusa per tirare fuori tanti altri lavoratori che magari erano stati sopiti fino a quel momento. E in realtà è una coppia di genitori estremamente amorevole nei confronti dei figli, sono genitori attenti, però è come se vivessero entrambi una sorta di seconda adolescenza, perché la madre è presa da altro in quel momento, anche per rabbia, e qui possiamo dirlo, comunque ha un'altra relazione in quel momento. Il padre no, il padre è innamoratissimo di sua moglie, ha un grande senso di colpa, e comunque mi sento di dire che sono una famiglia che, come tutte le famiglie, ha tanti segreti e tante contraddizioni, però è una famiglia bella, ma come sappiamo l'amore spesso non basta, nel senso che ci sono quelle tempeste perfette che si accaniscono su tutte le famiglie, e le tempeste perfette fanno sì che a volte ci si perda per strada. Quindi in questo caso Nina, e questa cosa è importante, lei è sorda e diventa sorda profonda. I medici le mettono un impianto cocleare. L'impianto cocleare le permette di sentire, però se una persona è sorda arriva sempre un momento in cui l'impianto lo togli. Di solito lo togli la sera, lo togli la sera e lo mette nel comodino, e lì sente appunto questa musica che non dovrebbe sentire. Una cosa la possiamo dire su questa storia, è vero, è una favola nera per molti aspetti, però ha delle radici che affondano profondamente in una vicenda concreta, e questo ce l'avevo a cuore. Ci sono due storie che sono ovviamente concatenate, perché poi è il segreto del libro di cui appunto non parleremo, però abbiamo Nina, che è appunto questa bambina di 10 anni con la sua famiglia, che ha questo dono particolare, e poi abbiamo Rebecca, che è la vicina, questa anziana appunto di cui parlavi prima, e Rebecca, e questo possiamo dirlo perché non è spoiler, ha un passato molto doloroso, perché nel 45 accade un fatto, doveva essere una giornata speciale importante, perché nel 45 Rimini, neozelandesi e greci liberarono la città, quindi questa fu una data memorabile, però quel giorno a Rebecca accade qualcosa di brutto, molto brutto, e in qualche modo le cose brutte che accadono, le cose violente che accadono nel presente sono molto simili a quelle che accadono nel passato, e in questo modo volevo anche parlare di fantasmi, perché i fantasmi del passato, quando non sono risolti, ritornano. In effetti c'è una riflessione che c'è un passato che comunque continua a essere presente, sì, perché questo, sì, quello che è accaduto nel 45, quindi tantissimo tempo prima, non è mai passato, cioè è sempre rimasto ben presente il protagonista, è indelebile. E questo è uno dei motori perché ci sono questi flashback che ritornano a questa vicenda, che poi avrà un compimento, uno svolgimento e una attualizzazione. Perché parlare di attualità oggi è estremamente complicato, proprio perché si è persa la memoria per molti aspetti. Quindi, quando mi misuro coi generi, e io adoro tutto ciò che è oscuro nella narrazione, quindi ho una passione particolare per il noir
ci permettono di raccontare il reale raccontando altro. Metafore, c'è la grande capacità della narrazione del racconto, una storia, in realtà tu stai raccontando altro. E a volte forse anche per recuperare la memoria, può sembrare paradossale, però ci sono dei generi che permettono di arrivare al cuore delle cose senza dire che ti sto parlando di quella cosa lì. Ed è una ragione per cui amo molto questo genere. E soprattutto perché un'altra delle metafore o delle deduzioni di questa impostazione è che effettivamente per capire una persona dovresti conoscere quello che ha vissuto. Diversamente tanti atteggiamenti, tanti comportamenti noi non li giustifichiamo e molto superficialmente li etichettiamo senza sapere. Il passato di Rebecca è drammatico, però quello che visivamente si vede, la vecchietta, gli animali, il suo modo di essere, come è vestita, porterebbe a dare delle conclusioni che non tengono conto, giusto o sbagliate che siano, non tengono conto di quello che è avvenuto. Però proseguiamo con la famiglia, quindi poi c'è un fratello che è un po' il motore anche di questa vicenda. Il fratello, 16enne. Sì, 16 anni, adolescenza piena, sì. Si chiama Alfredo. E in qualche modo i genitori sono molto bravi, anche qui però bisognerebbe ragionarci bene, perché se da una parte non fanno pesare ai figli la loro crisi coniugale, dall'altra parte però sappiamo tutti che quando non diciamo qualcosa il tabù occupa spazio, cioè i ragazzi lo percepiscono, lo sentono chiaramente che qualcosa non va, anche se magari non riescono a capire esattamente cosa, però è qualcosa che lega molto i due fratelli. Quindi diciamo che Alfredo e Nina, che altrimenti non si considererebbero perché a 16 anni non è che hai un interesse per tua sorella che ne ha 10, cioè è un accollo la sorella di 10 anni, però Alfredo è l'unico a capire che quello di Nina probabilmente non è solo un deficit, per come lo considerano spesso gli adulti, perché anche sulle parole, cioè noi tendiamo a pensare ai deficit e alle disabilità come delle mancanze, come delle menomazioni. E invece a me piace pensare che siano delle risorse, cioè una persona che ha un deficit è una persona che in qualche modo è costretta spesso dalla vita a prendere altre strade per fare le cose. Questo ti porta ad avere una visione del mondo diversa, altra e anche molto interessante. Ed è una cifra che mi incara dai libri precedenti, perché il divoratore, il protagonista era un ragazzo con la sindrome di Asperger ed era però l'unico testimone oculare anche se non era ritenuto attendibile. In Con i tuoi occhi c'è una protagonista cromate che non vede i colori, però in realtà ne vede tanti altri, i colori della vita li vede. E quindi questa volta mi sono misurata con la sordità. Il fratello è un personaggio, come tantissimi adolescenti, è giustamente arrabbiato, è super vivo, è curioso ed è l'unico dalla parte della sorella perché appunto si rende conto che sua sorella ha forse qualcosa di speciale. Quindi non la riduce a una patologia, a un deficit, non fa questo. E dalla sua parte ha altri due personaggi che sono delle compagne di scuola e sono delle compagne di scuola che hanno un trascorso pesante, si chiamano Rasha e Nur e vengono da zone di guerra, sono delle giovanissime migranti che stanno facendo una fatica enorme a stare al passo anche con gli studi, quindi sono inserite all'interno di un progetto, progetto SPRAR, e stanno cercando di stare al passo. E anche loro, che gli inferni ne hanno passati, si rendono conto degli inferni della bambina. Quindi diventa una squadra, veramente. Rasha e Moore